We'll be right back.
Buonasera a tutti. Ciao, buonasera. Ciao. Volevo ringraziare tutti voi che siete connessi e tutte le persone che ci stanno seguendo appunto in streaming. E ho voluto, diciamo, organizzare questo spettacolo online perché è l'unico modo che abbiamo noi artisti di questi tempi di poterci esibire. E per poter ringraziare tutte le persone che appunto solitamente mi seguono sui vari social e così via, insomma. Ho deciso di chiamare questo spettacolo Connection perché questa parola durante il corso della serata assumerà diversi significati. Un primo significato è che, ad esempio, siamo tutti connessi alla rete, che di questi tempi ci sta un po' salvando, sta salvando le nostre relazioni sociali, mettiamola così. Ma nel corso della serata vedremo che assumerà diversi significati, ad esempio connessioni tra le nostre menti, connessioni tra la nostra mente e la materia. Ma non voglio, diciamo, perdermi in troppe parole e voglio subito iniziare con un primo esperimento. Un primo esperimento. Per questo esperimento andremo a utilizzare un mazzo di carte. Un mazzo di carte che chiaramente è composto da... Il mazzo di carte, una piccola premessa, viene solitamente utilizzato anche in... diciamo studi di parapsicologia, perché contiene un set di informazioni che sono comunque diversificate ma ben definite. Ad esempio abbiamo carte che sono rosse, carte nere, abbiamo numeri, abbiamo anche delle figure, quindi ci sono una serie di informazioni che possono, volendo, essere trasmesse da una mente all'altra. E infatti adesso proverò con voi a trasmettervi, ci proviamo, un esperimento, se non riusciamo con questo metodo ci proviamo con un altro, ma voglio provare a trasmettervi il valore di una carta da gioco. Come faremo? Io scorrerò le carte in questo modo qua e voi dovrete memorizzare una carta da gioco, quella che vi rimane in mente. Possono provare anche tutte le persone che sono collegate in streaming, possono provare anche loro e poi farmi sapere nei commenti eventualmente che carta hanno memorizzato. Ok, per fare questo vi chiedo di liberare un attimino la vostra mente, svuotarla completamente, come se fosse uno schermo completamente bianco sul quale starà per essere proiettata una carta da gioco. Ok? Adesso io mi metto qua vicino il più possibile alla telecamera, provo a scorrere le carte in questo modo qua e vediamo se riuscite... Aspetta, magari mi metto in primo piano così si vede meglio. Vediamo se riesco così. Ok? Vedete bene, giusto? Sì. Ok? Sì, dai. Adesso provo a scorrere le carte così. Avete in mente una carta da gioco in questo istante? Sì, sì. Avete tutti in mente una carta? Ok. Sì. Qualcuno di voi
Hai in mente una carta rossa? Sì. 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 Tutti voi avete in mente una carta rossa? Sì. Bene. Sì. È una carta che è un numero? Sì. 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 Ok, quindi le figure le scartiamo. Abbiamo una carta rossa ed è un numero. Quindi tra le carte rosse abbiamo i quadri e i cuori. Avete in mente una carta di cuori? Sì. 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 A questo punto, se questo primo esperimento è riuscito, con tutti voi che state guardando, io penso che ognuno di voi abbia in mente il 7 rosso di cuori. Bravo! Sì, confermate? Sì, sì, bravo! Quindi il primo esperimento è andato a buon fine, la trasmissione del pensiero ha funzionato. Bravissimi, siete stati bravi perché voi avete fatto la parte dei riceventi. Quando si trasmette un pensiero c'è una persona che trasmette, la trasmittente tra virgolette, e una persona che riceve. Bene, bene, bene. Quindi, visto che abbiamo stabilito una sorta di legame mentale, voglio adesso ad esempio provare con Giulia quest'altro esperimento. Mi rimetto in primo piano così vedete bene. Allora, queste sono chiamate carte ESP, che sta per Extrasensorial Perception, e sono delle carte che sono state sviluppate in parapsicologia da uno studente del professor Ryan della Duke University in North Carolina per testare appunto se i suoi pazienti avessero o meno delle percezioni extrasensoriali, ovvero quelle percezioni che vanno al di là dei 5 sensi conosciuti. E queste carte sono semplicemente costituite da dei simboli veramente semplici, che sono appunto il quadrato, poi abbiamo il cerchio, la stella, la croce e le onde. E sono dei simboli che sono ciclicamente ripetuti all'interno di questo mazzetto. Cosa andremo a fare adesso, Giulia? Adesso io vado a depositare le carte così, una alla volta sul tavolo. Mi metto qua, dovresti vedere, così, ok? Vede? Yeah. Ok, e quando tu vorrai mi dirai stop, cioè quando te lo sentirai dentro di te mi dirai stop, quando avverterai una sorta di sensazione dentro di te, ok? Ok, vado, eh? Stop. Stop? Sì. Perfetto, allora hai scelto liberamente di fermarti su questo simbolo qua, che è il cerchio, giusto? Sì. Qui c'era una scatolina che era qui dall'inizio e mi devo complimentare con te perché hai dato riprova una seconda volta di aver ricevuto un simbolo che io ho cercato di trasmetterti per tutto il tempo. E quel simbolo era proprio il cerchio, non ci credi? Vediamo. Guarda, qui ho messo una carta, un simbolo, prima che tutto iniziasse. E c'è il cerchio, ti sei fermata esattamente sul cerchio e qua dentro c'era il cerchio e ti posso assicurare che la scatolina è completamente vuota, non c'è nient'altro all'interno se non il simbolo del cerchio. Incredibile, non so come hai fatto, fatele un applauso. Ciao. Bravo, bravo. Bene, rimanendo sempre in tema di carte ESP, aspettate un attimo che recupero un po' di carte. Allora abbiamo le onde, il quadrato, la stella, la croce ed il cerchio. Allora, abbiamo detto dunque che le carte ESP sono utilizzate per questi esperimenti. Un altro esperimento che solitamente si fa con queste carte, adesso arrivo. Allora, abbiamo detto che sono 5 simboli diversi l'uno dall'altro. E un altro esperimento che viene solitamente fatto con queste carte è quello di chiedere sempre alla persona che viene, diciamo, testata che tipo di simbolo è senza averlo visto. Ok? Quindi adesso, ad esempio, Marco. Sì. Ti faccio. Allora, facciamo così: guarda, io adesso ho qui delle buste e ho qui. Dunque, sono una, due, tre, quattro e cinque buste. E qui ho le 5 carte. Cosa andremo a fare adesso? Io adesso le mescolo in questo modo qua, in modo che non sappiamo più quale carta corrisponde a quale simbolo, giusto? Ok.
vado a metterle qua giù. Una, due, tre, quattro e cinque. Ok. Ad esempio, Marco, se dovessi, non si vedono però le carte, aspetta, aspetta, abbasso un po' la telecamera, così Ok. vedete. Sì. Bene, sì. Ok, sì. Perfetto. Quindi adesso, Marco, facciamo così, riusciamo a vederci, così comunque vedete tu, ci siamo tutti. Ok. Se ti chiedessi, ad esempio, vediamo, non so, questa carta qua, secondo te che Sì. simbolo è? Cerchio. La sensazione, il cerchio? Cerchio. Ok, guarda, vado a inserirla nella busta in questo modo qua. La metto qua dentro, io non l'ho nemmeno vista, la chiudo e vado a disegnarci dietro il simbolo del cerchio. Ma ti faccio vedere, cerchio. Si vede? Ok, sì. Ok. Ad esempio, vediamo un'altra carta, questa. Quadrato. Quadrato, ok. Andiamo ad inserirla qua dentro. Facciamo il segno del quadrato qua dietro e la mettiamo qua da parte. Adesso vediamo un po'. Questa qua. Le Onde. onde, perfetto, andiamo a inserirla. La mettiamo nella busta. Le onde. Ok. Onde. Poi abbiamo due carte rimaste, ad esempio questa qua, la La croce. croce, ok, inseriamola, chiudiamo, simbolo della croce, ok, e l'ultima, la metto e rimane soltanto, penso, la stella, non l'abbiamo Sì, la nominato, stella. ok, e quindi facciamo la nostra stella. Ora, quindi, se anche stiamo testando le tue percezioni extrasensoriali, giusto? Qui abbiamo Giusto. cinque buste che contengono cinque carte e se le tue percezioni sono state corrette, in corrispondenza di ogni busta, che porta dietro il simbolino, dovrebbe esserci la carta corrispondente a quel simbolo, Esatto. giusto? Guarda, cominciamo con la prima. La prima ha sul fondo il simbolo del quadrato, Sì. giusto? Vediamo un po' che carta c'è all'interno. Guarda un po', una l'hai presa, dov'è che aspetta, quadrato, quadrato. Qui invece abbiamo invece il simbolo della stella che abbiamo disegnato, giusto? Giusto. Vediamo un po' che carta c'è all'interno. Allora, guarda, qui abbiamo la Ti chiamo stella dopo, e Fra. Fra, ti chiamo dopo. qui abbiamo la stella come carta. Qui abbiamo il simbolo della croce Sì. e attenzione, qui abbiamo la croce. Qui abbiamo il simbolo delle onde, ne mancano solo due, sei stato bravissimo fino adesso, Le onde e di qui abbiamo le onde e Onde. chiaramente l'ultima che è il cerchio è per forza corretta perché ne è rimasta solo una. Anche in questo caso non so come hai fatto tutto tu, cioè incredibile, veramente bravissimo, veramente bravo. State attenti Bravo perché tu. la CIA a Bravo. sequestrarvi. Bravo te, bravo te. Bravo. Grande, Bene, grande. bene, bene. Quindi adesso coinvolgiamo il buon Santino che mi segue sempre su YouTube. Grazie Ti ringrazio, a te ma te per lo meriti, te partecipare. lo meriti, te lo meriti sul serio. Grazie, troppo Sei molto in gentile. gamba, molto bravo, bravo. Adesso rimaniamo sempre con un ultimo esperimento in tema appunto di percezioni, no? Percezioni. Adesso coinvolgo sia Santino che Isabella che non hanno ancora partecipato in prima persona. Ok. Allora, questi sono i cartoncini che sono tutti bianchi, li vedete bene, giusto? Si vedono? Sì. Ok. Questi cartoncini sono bianchi, però hanno un dorso diverso, cioè hanno due colori, blu oppure rosso. E se vado a mescolarli in questo modo qua, no?
molto spartanamente. Vado a mescolarli tutti. Di là. E vado a dividerli in due gruppi. Attenzione, vado a dividerli in due gruppi. Rispondi. Scusami. Niente. Scusate. Non ci sono problemi. Vado a dividerli in due gruppi. Figurati. Nessun problema. Li dividiamo in due gruppi, no? Di carte. E quindi chiedo, chi dei due ha tirato dal colore blu? C'è qualcuno? Io. Tu, blu? Blu. E quindi Isabella ti rimane al rosso. Allora, tu stai magari il blu, perché il blu è un colore rilassante, tranquillo, e quindi magari, visto l'anno impegnativo che abbiamo vissuto, c'è bisogno un po' di tranquillità, magari, perché sei una persona magari tranquilla, esatto. Magari Isabella è una persona un po' più energica, quindi il rosso ti metti tanta passione nelle cose che fai. Va bene, dai. Allora, cominciamo così, guarda. Io chiedo quindi a Santino di... Lui dovrà identificare quelle carte che secondo lui sono blu, a sensazione. Tu, Isabella, dovrà identificare quelle che sono rosse. Okay. Allora, cominciamo con Santino e ti chiedo di volta in volta di dirmi se questa carta è blu oppure no. Se non è blu, la mettiamo qui, la scartiamo, altrimenti facciamo qui un mazzettino di carte appunto blu. Ok? Inutilizzato. Allora, vado, dimmi tu, Santino, questa la teniamo o la scartiamo? Blu. Blu. Ok, vai, ancora. Prendila. Vai. Vai, va bene, blu. 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 Rossa. Ok. No, no. Scarto? No. Sì? No, no, scarta, scarta. Prendi, prendi. Ok. Prendi, scarta, sì. Scarta. Ok, adesso ti metto un attimo in pausa, andiamo un attimo da Isabella, vediamo quelle rosse. Vai. Ok, tienila. Tengo? Sì, tieni. Tengo. Scarta. Tieni. Sì. Tieni. Tieni. Sì. Tieni. Scarta. Sì. Tieni. Sì. Tieni. Sì. Tieni. Sì. E tieni. Ok, ci stoppiamo un attimo, torniamo da Santino, vai, finiamo il tuo mazzetto. Scarta. Sì. Scarta. Sì. Prendi. Sì. Prendi. Prendi. Scarta. Sì. Scarta. Sì. Prendi. Ok. Prendi. Sì. Scarta. Sì. Scarta. Sì. Prendi. Ok, benissimo, le blu le abbiamo finite. Vediamo, finiamo le rosse adesso. Ok, allora prendi. Sì. Prendi. Sì. Prendi. Sì. Scarta. Sì. Scarta. Sì. Prendi. Sì. Prendi. Prendi. Sì. Scarta. Sì. Prendi. Scarta. Ok. Prendi. Sì, l'ultima. Prendi. La teniamo. Quindi, okay. Allora, qua dentro ci sono un po' di carte che sono, come potete vedere, un po' blu. Aspetta, un po' blu, un po' rosse. No? In base a quello che sono state poi le vostre scelte. Tu, sì. Santino, hai il compito di identificare le carte blu, perché blu è il colore, diciamo, che ti ha attratto all'inizio, giusto? Sì. Vediamo un po' cosa hai combinato. Vediamo un po'. Sono tutte blu, sicuramente. Guarda. Blu, 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 tutte blu. Incredibile. Me lo aspettavo già. Bravo. Bravissimo. Bravo tu. Bravi. Bravo, bravo, bravo te. Vediamo un po' cosa ha combinato invece Isabella. Vediamo un po' cosa abbiamo di qua. Okay. Allora, già questa è incoraggiante, rossa. Dai, partiamo bene. Rossa, 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 rossa. Incredibile. Con tutte rotte.
cioè la prima e l'ultima. Ragazzi, fate un applauso, siete stati bravissimi. Grazie, bravo. Grazie. Bene. Quindi, vedete, a volte la mente ha dei poteri nascosti che noi non conosciamo, non siamo consapevoli di avere, ma ci sono, quindi credeteci. Allora, adesso alzo un attimo la telecamera. Voilà. Bene. Dunque, adesso torniamo dal buon Marco. Sì. Torniamo da Marco e vediamo di fare una sorta di esperimento dove invece sarà lui a leggere quello che sta succedendo nella mia mente. Strano, eh? Però ci proviamo. Guarda, è molto semplice. Torniamo sulle carte da gioco che, come dicevamo prima, hanno un set di informazioni ben definito. Nello specifico ci concentriamo su quattro carte da gioco che sono appunto le quattro regine, le regine rosse, okay, e le regine nere. Ok? In questo momento io sto pensando nella mia mente, ho le quattro regine, sto pensando di toglierne due. Ok? Sì. Oggi ti chiedo di concentrarti un attimo, prenditi il tuo tempo e poi dimmi, secondo te, quali sono le due regine che io sto pensando appunto di togliere. Ok. Quando sei pronto me lo dici. Pronto. Vai. Secondo te sto togliendo le due regine rosse o le due regine nere? Secondo me le rosse. Sto togliendo le rosse. Bravo, corretto. E ora, tra le due rosse che ho tolto, sto pensando di voltarne una faccia in alto e reinserirla a faccia in alto tra le altre. Okay? Quindi tra, sì, la regina di quadri e la regina di cuori, io nella mia mente, ne mente una, l'ho girata e l'ho inserita a faccia in alto tra le altre regine. Anche qui prendi il tuo tempo, secondo te qual è la regina che io ho inserito a faccia in alto tra le altre? Secondo me è quella di quadri. La regina di quadri. Quindi, ricapitolando, tu dalla mia mente hai percepito che ho tolto le due regine rosse, giusto? Giusto. E poi ne ho inserita una a faccia in alto, che è quella di quadri. E ti devo dire che quello che tu hai percepito dalla mia mente è tutto corretto. È veramente corretto. Non ci credi? No. No? Guarda che la mente stupisce sempre, eh? Credici. Io qui ho una regina sola girata, si vede? È quella di, sì, quadri. È quella di quadri, giusto? Guarda, se faccio, la faccio vedere, la tolgo. È la regina di quadri. Sì. Ma ho fatto di più, ero sicuro che avresti carpito nei pensieri che l'ho messa di dorso rosso rispetto alle altre che sono blu. Vedi? Sì. Ma ho fatto ancora di più, perché io ho creduto in te ed ero convinto che ce l'avresti fatta leggere i miei pensieri. Tant'è sì che la regina di quadri era l'unica regina possibile. Non ci credi? Non ci credi? Perché le altre non sono mai esistite, sono tutte bianche. Era l'unica possibile la regina di quadri. Anche qua, bah, non so come tu abbia fatto. Bravo. Bravo. Bene, proseguiamo il nostro viaggio nei misteri della mente. Fino adesso, dunque, allora, abbiamo parlato appunto di trasmissione e ricezione di pensieri, no? E adesso voglio proporvi appunto un esperimento dove farò io da ricevente. Quindi voi avrete in mente un'immagine, adesso vi mostro un po' di immagini, e sarete voi a trasmettermela, quindi il contrario. Fino adesso voi avete ricevuto delle informazioni nelle vostre menti, adesso invece me le proverete voi a trasmetterle a me. Guardate, vi faccio vedere. Dunque abbiamo, mi serve dunque il pennarello, questo, aspetta che abbasso un po' la camera, così si vede bene il tavolo. Allora, cosa abbiamo qua? Dunque, abbiamo qui dei
semplici disegni, no? Abbastanza elementari, tutti diversi gli uni dagli altri. Sì. Vedete, aspetta, vediamo se così si vedono. Ve li faccio vedere così molto rapidamente, sono tutti diversi. Come sempre sono delle informazioni abbastanza semplici da memorizzare nella mente, no? E questa tipologia di disegni viene solitamente utilizzata per quel test che si chiama test di duplicazione di un disegno, sempre in ambito di parapsicologia. E cosa consiste? Consiste che appunto una persona fa un'immagine, la mette in una busta, o comunque coperta, in modo che l'altra persona che la deve percepire non la possa vedere. Ok? Adesso cosa andremo a fare? Io vado a mischiare queste carte innanzitutto, così, no? In questo modo qua. Poi vado a tagliarle e completarle, così. Finché qualcuno non mi dice stop. Il primo che mi dice stop, io mi fermo. Quando volete voi. Stop. Stop? Sì. Ok. Quindi ci siamo fermati su questa immagine qua. Allora, adesso io ve la faccio, mi volto dall'altra parte, non voglio assolutamente vederla. La vedete? Dimmi solo se la vedete. Sì. Si vede, è chiara? Sì, sì, sì. Ok, la riabbasso, la lascio qua davanti. Io non ho visto assolutamente nulla, non ho altre telecamere qua intorno. Allora, quindi a questo punto chiedo ad ognuno di voi, appunto, che avete visto l'immagine, di concentrarvi sull'immagine che avete visto, focalizzarla nella vostra mente, quindi avere sempre uno schermo bianco, completamente bianco, e visualizzare appunto quell'immagine nera, perché queste immagini qui sono tutte nere, quindi focalizzare su questo schermo bianco l'immagine nera che voi avete visto. Intanto io vi faccio vedere un cartoncino che riporta tutte le immagini, no? Che vi ho fatto vedere brevemente prima. Mi confermate che tra queste immagini c'è la vostra, giusto? Certo. La vedete? Ok. Sì. Perfetto. Ora iniziamo questo esperimento di trasmissione del pensiero. Quindi cercate di fornirmi tutte le informazioni di cui ho bisogno. Mi raccomando, schermo bianco, proiettate la vostra immagine e io ci provo. Vediamo un po' cosa succede. Allora, ok, credo si tratti di qualcosa che appartiene al mondo, alla natura, è possibile? Sì. Sì. Qualcosa, ok, sì. Qualcosa di naturale, ok. Qualcosa di naturale, ma che possiamo avere comunque volendo anche in casa, potrebbe... Potremmo avere, sì, ok. Sì, vai. Ok, allora vediamo un attimino. Diciamo che può essere utilizzato a volte anche per fare, boh, magari un regalo, volendo. Certo. Ok, quindi io dovrei esserci, dovrei aver ricevuto da voi tutte le informazioni delle quali avevo bisogno, no? Quindi, per la prima volta vi chiedo di dirmi qual era l'immagine che avete visto, comunque poi ce l'abbiamo qui a riprova, no? Diciamo che è un'immagine scelta tra diverse immagini, dopo che abbiamo mescolato appunto questi cartoncini con le immagini, abbiamo tagliato e mi avete fermato voi in un punto qualsiasi, quando avete deciso voi di fermarvi, giusto? Sì. Giusto. Okay, per la prima volta ditemi che immagine solo voi avete visto con i vostri occhi. Io l'ho vista con gli occhi della mente. Ditemi cosa avete visto voi. Vaso di fiori. Un vaso di fiori? Allora, la diciamo che questo disegno ci assomiglia? Potrebbe essere. Sì, sì. Eccolo qua. È lui. Dai. Lui. Non è disegnarlo, eh? Bravo. Bravo. Bravo, bravo Francesco. Tutte le informazioni di cui avevo bisogno. Complimenti. A te. Benissimo.
Allora, adesso cosa andiamo a fare? Parliamo di un altro fenomeno che viene solitamente studiato in, in parapsicologia. Fino adesso abbiamo appunto parlato di ricezione e trasmissione dei pensieri. Adesso parliamo forse del fenomeno più evidente, quello che ha proprio dei riscontri sul mondo materiale, ovvero la psicocinesi. Psicocinesi che è quella presunta facoltà che hanno alcune persone di riuscire a modificare la materia che li circonda con la forza della loro mente. È un fenomeno che viene studiato appunto in parapsicologia, oltre alla lettura del pensiero, chiaroveggenza e fenomeni di questo tipo un po' al confine con il paranormale. Bene, adesso vi voglio far vedere tre semplici oggetti, ditemi se li vedete. Sono appunto un cucchiaino, una chiave e un pennarello. Ora, cosa andremo a fare? Vi faccio vedere innanzitutto appunto che il cucchiaino... Aspetta, vediamo se si vede, lo faccio qua. Il cucchiaino è solido, no? Non, ha... non è strano, adesso vi posso spiegare che è un cucchiaino solidissimo. Vado a metterlo nella mia mano, così. E adesso provo a concentrare le energie mentali su questo piccolo oggetto. Guardate, vediamo un po' cosa succede. Se succede qualcosa, perché non è detto che succeda sempre qualcosa. Allora, vado, mi concentro. Si vede? Sì. Guardate. Bravo, spiegato. La voglia. Lo confermate? Sì, sì. Sì. Benissimo. E, tornando poi al... Aspettate che alzo un attimino la camera, così mi vedete meglio. Tornando poi al... sempre al significato della parola psicocinesi, cosa vuol dire? Io non ho studiato né greco né latino, però psiche rimanda alla mente, cinesi al movimento. Quindi vuol dire riuscire anche a spostare degli oggetti con la forza della mente. Guardate, chiaramente non si tratta di spostare dei carri armati, dei piccoli oggetti di questo tipo qua che vedete. Ad esempio questa chiave qua, vediamo un po' se succede qualcosa. Io la metto qua sulla mia mano, in questo modo qua, e vediamo se riesco in qualche modo a muoverla con la forza della mente. Si è mossa, no? Bravo. Complimenti. Complimenti. Bravo. Ed l'ultimo, guardate, fino adesso ho toccato gli oggetti, ho cercato di trasmettere questa energia agli oggetti toccandoli. Adesso vi metto un attimino così in primo piano, così vedete bene, a schermo intero, abbasso anche un pochino la camera. Allora, con questo pennarello qua, si vede, no? Pennarello che abbiamo usato, lo appoggio qui sul bordo del tavolo. E voglio provare, vediamo se ci riesco, perché ci vogliono diverse energie per riuscire a farlo. Vediamo se ci riesco. Voglio provare a farlo cadere. Vediamo un po'. Bravo. Bravo. Io devo traslocare, se vuoi venire a spostarmi i mobili. Così pesanti. Allora, rieccoci qua tutti insieme appassionatamente. Allora, dunque, questo si vede, sì, benissimo. Allora, cosa
andiamo a fare invece adesso. Voglio dunque concludere. Beh, abbiamo iniziato con le carte da gioco, no? E voglio concludere con le carte da gioco, riallacciandomi al significato dello, diciamo, dello spettacolo che ho voluto appunto fare questa sera. Connection, connessioni. Allora, innanzitutto, beh, il nostro mazzo di carte. Qui ho messo tre buste. Una, due, tre. Con, ok, sì, uno, due, tre, perfetto. E adesso cosa andiamo a fare? Adesso vi farò fare delle scelte veramente casuali di carte. Ognuno di voi, quindi Marco, Giulia, Isabella e Santino, sì, andrà a selezionare una carta. Per poterla selezionare, otterremo prima un numero casuale, che ci porterà poi a quella carta. Ma adesso, mentre che lo facciamo, ci rendiamo bene conto di cosa vuol dire. Ad esempio, Marco, io adesso comincio a voltare le carte così, no? Sì. Una alla volta sul tavolo. Quando vuoi, mi dici stop. La carta sulla quale ci fermiamo non sarà la tua carta selezionata, ma ci darà un numero che ci porterà poi alla tua carta. Ok? Va bene. Adesso, guarda, volto le carte. Ti chiedo per cortesia di non fermarmi troppo in là, perché poi devo far scegliere delle carte anche a Giulia, Isabella e Santino. Ok, vado, Stop. Stop? Allora, sì, guarda, mi hai stoppato sul 9. Ok? Sì. Quindi conto 9 carte per arrivare alla tua carta, giusto? Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. 9. La carta alla quale siamo arrivati è il Re di Cuori, giusto? Il Re di Cuori, sì. Corretto. Adesso invece a Giulia e Isabella chiedo di pensare a un numero, abbiamo qui ancora un po' di carte, quindi chiedo di pensare a un numero che sia compreso tra 10 e 20, maggiore di 10 e minore di 20. Ditemi un numero, quello che volete. 15. 15? Ok, molto semplicemente vado a contare 15 carte sul tavolo. Ok? Guarda, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15. Però per rendere la scelta della tua carta ancora più casuale, sommo i due numeri che compongono il numero 15. Quindi 5 più 1, 6. E conto ancora, quindi 6 carte. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Siamo arrivati al 10 di cuori, e lascio qua. Ok, adesso cosa facciamo? Qui invece, Santino, mi sono rimaste in mano delle carte, no? Che vado a mescolare, guarda, così, molto semplicemente. Vado a mescolarle. Adesso io le passo da una mano all'altra. Quando tu vuoi mi fermi. Stop. Stop. Vuoi questa carta qua o questa? Sinistra. Questa? Sì. Ok. Sì, sì, va, allora, sì. Guarda, mi hai fermato su 9, sì. 9 di fiori, vabbè. Comunque ci serve soltanto per ottenere un numero ed arrivare poi alla tua carta. Quindi conto 9 carte, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Mi hai fermato su 6 di fiori. Sì. Cioè, siamo arrivati così con col tuo numero al 6 di fiori. Quindi ricapitolando, cosa abbiamo? Abbiamo il Re di Cuori, il 10 di Cuori e il 6 di Fiori, giusto? Sì. E non so se vedete voi, vedete bene il mio tavolo, o mi metto a schermo intero così lo vedete meglio, ok? Così è meglio? Sì. Ok? Sì, sì. Io qua sul tavolo già vedo delle connessioni, voi non le vedete? I colori delle carte, con le buste. Bravo Marco, esatto. Se tu ci fai caso, qui c'è una carta rossa e una busta rossa. Qui c'è una carta rossa e una busta rossa. Qui c'è una carta nera e una busta nera. Quindi i colori corrispondono e anche la sequenza è esatta, cioè rossa, rossa, nera. Sì, ottimo. Ma io vedo anche un'altra connessione, cioè ricordiamo che è un mazzo composto da carte diverse e diciamo mi avete fermato voi dove volevate.
tu, Marco, mi hai fermato su una carta qualsiasi e siamo arrivati al re di cuori. Giulia e Isabella mi hanno detto 15, siamo arrivati al 10 di cuori. Santino, abbiamo mescolato delle carte, ne ha presa una e siamo arrivati al 6 di fiori. Allora, la cosa strana è che un'altra connessione è che qui appunto abbiamo il re di cuori e dentro questa busta io avevo messo il re di cuori. Qui abbiamo il 10 di cuori e dentro questa busta c'è il 10 di cuori. E questa ultima busta che è nera, questa, ci siamo fermati sul 6 di fiori, quest'ultima busta qua ha al suo interno il 6 di fiori. Quindi ci sono una serie di connessioni su questo tavolo incredibili. Incredibili. Ma la cosa più incredibile che sto vivendo in questo momento è un déjà vu. Non so se sapete il déjà vu, no? È un fenomeno psichico tale per cui, diciamo, alcuni oggetti, alcune persone ci danno quella sensazione di già vissuto, di già visto, no? E sapete, io ieri sera stavo giochicchiando con le carte, no? Mentre preparavo appunto lo spettacolo, e adesso sto avendo la sensazione che questa situazione, questo quadro qui di carte che abbiamo creato con le vostre scelte l'ho già visto. L'ho già visto e sapete, per darvi la certezza al 100% che io questa situazione l'ho già vista, se voi andate sul mio profilo Instagram, Franz Division, oppure sulla mia pagina Facebook, io qui ho il cellulare, se volete vedete pure. Già visto. Se volete, esatto, guardate, lo mostriamo anche per chi ci sta seguendo in streaming. Allora, io sul mio profilo Instagram, io ho messo una foto che è esattamente identica a questa e l'ho pubblicata ieri e tra l'altro c'è anche il logo di fiori, cioè è tutto così come adesso, quindi non è stato un déjà vu, è stato qualcos'altro, non saprei bene se bravo, 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 bravo. Bene, che dire, ci rimettiamo tutti insieme così ci vediamo bene. Allora, lo spettacolo è stato un po' breve, ma spero vi sia piaciuto. Abbiate vissuto un piccolo attimo di mistero, no? Tra i poteri sconosciuti della mente. E che dirvi, valutate voi se tutto quello che avete visto stasera è stata una semplice immaginazione oppure esiste un fondo di verità. Valutatelo voi. Con questo vi ringrazio per aver partecipato, ringrazio tutte le persone che si sono collegate questa sera e niente, colgo l'occasione per augurarvi un buon anno, speriamo che sia migliore di questo, che ci stiamo lasciando le palle. Anche a te, grazie di questa trasmissione, grazie di questo spettacolo, ciao. Grazie. Ciao. Ciao.